Ottimo. E adesso andiamo a prenderci le botte. Ok, so che ci servirà l'arco. Ok. Voglio andare lì. Perché quando arrivo qua, quei due vengono evocati. Quella a sinistra è un healer. E quella a destra spara fuoco. Devo colpire continuamente quella a sinistra. Ucciderlo più velocemente possibile. Muoviti. Il fuoco fa malissimo. Perché se no, avessi colpito prima quella a destra, che è quello che mi attacca. L'healer l'avrebbe curato. Ok, è stato facile. Prima volta è stato un macello. Adesso possiamo tornare e prendere tutto quello che qua. Sono due pozioni di cura, tra l'altro. E un aumento permanente della vita di 10. Quindi siamo a 30 sempre, perché non siamo a 40. Ah, eccolo qua. Ci mangiamo dietro qualcosa. Così intanto svuoto l'inventario. Grazie. Voilà, 37, ci siamo quasi. Pium. 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 Giro, giro tondo. Così non mi imbelino nei fili. Ok, quanti soldi abbiamo? 910? Dai, non puoi essere così stronzo. 910. Magari mi sono perso qualcosa da qualche parte. Anzi, sicuro, però. Cioè, in realtà l'altra volta ci ho arrivato con molto meno. Perché mi ero perso appunto un po' di cose che ho scoperto in questo let's play, diciamo. Boh, allora ci addentriamo. Ecco, il piccone dovrebbero darmelo a breve. Tanto lì ho già visto che c'è una corda. Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood. Tu fai sempre peggio se dal castello una freccia. Ok, scusate. No. Grazie. Monete. Monete. Non ho niente per scavare. Ok, siamo qua. Prendiamo lo scudo perché adesso ci attende qualcosa di abbastanza fico. E allora no. Gli faccio fare anche l'animazione. Mi è mancato il pieno. Io ci ho provato, eh. Ok. Stavolta ho sentito proprio il colpo sullo scudo. No, mi sono teletrasportato, ma non ho fatto abbastanza. Minchia, ha fatto male questo. Anzi, teletrasporto mi sballa tutto. Devo stare un po' attento. Ok, mi è mancato. Mi manchi con questo colpo. Devono impostarlo un po' meglio. No, infatti. Hai 4 di vita, ragazzo mio. Cosa vuoi fare? Sono... No, dove sei? Ciao. Certo, potevi lasciarmi le due monetine in più, eh. Già che sei un bel dito in quel posto. Ma c'è qua. Non so se c'era stato qua. Possessore dello scrigno nanico bloccato, dorme nella miniera dell'eterno riposo, con la chiave segreta che aspetta vicino. Ascolta il suo martello che trilla, che rimbomba, però rimbomba nel senso metallico, chiaramente. Boh. Guarda cosa c'è qua. Ah, no, aspetta, è questo l'albero di cui abbiamo detto prima. Ai suoi piedi c'è un tesoro. E qua invece... Ah, devo... Passiamo alla moneta arco. Qua invece c'è la chiave che ci servirà ad aprire uno scrigno che so che c'è più avanti. Siamo quasi in territorio inesplorato per me. E la cosa mi piace un sacco. Ok, lì cosa c'è? Non può non esserci niente. Infatti, l'ho vista da qua che c'è una gemma. Se ti fanno venire fin qua con un percorso, ci deve per forza essere qualcosa. Anni e anni da esploratore di dungeon, no? Ok, il ponte l'abbiamo aperto. Andiamo qua, andiamo qua. Oh, ecco i picconi che cercavo. Tu 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 tu. Pi 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 pi. Questo è Minecraft in prima persona, eh. Tra l'altro esiste. Non so se sapete, ma hanno fatto una mod per Minecraft per poterci utilizzare l'Oculus e il Vive. Genio. Genio del male. Facciamo che... Aspetta. Igne!
Questo è un buon segno, il fatto che sia andato a scontrare contro la scrivania, perché vuol dire che almeno vi sto guardando. Ed è già un passo avanti. Oh, abbiamo superato i 1000. Così. Così con più di 1000 possiamo comprarci la wand, come si chiama? La bacchetta. Tutto, sì? No? Più. Ecco, quello adesso è lo scrigno di cui ho appena preso la chiave. Questo posso? No? Questo sì. Ok. Quanti soldi? Forse non è la cosa più divertente da vedere uno che sta picchiettando su delle pietre per far soldi. Però l'obiettivo del gioco è fare i soldi più che altro se non perdessi questo tempo. Poi appunto mi trovo in situazioni del tipo: ah, ti servono 1000 monete per comprare la staffa. Cosa fai? Boh. Devo tornare indietro a raccogliere tutto quello che non ho preso. Invece così è gestibile. Oh, sono compenetrato. Distruggiti che mi sta venendo mal di testa sto incidente. Ok. Beh, io sapevo che avevo un futuro laminatore, eh. E invece mi sono messo a studiare, guardate. Braccia rubate. Cioè, ai fratelli nanici che mi scoprono il mio destino. Ho nascosto la chiave su un grande albero al di là del cancello di ferro, comunque. Io ho trovato la tua chiave. Ehi. Ok. Capivo cosa era successo. Ci sono dei problemi nella gestione. C'è il martello di cui parlavano. Fico di brutto. Ok. Ci sono tanti tesori. 225. Adesso navigo nell'oro, quasi. Quasi. Ok. Facciamo che ti metto di qua, che c'è meno roba. Ok, dovremmo esserci. Perfetto, abbiamo i soldi, torniamo a prenderci la wand e vediamo un po'. Comunque dicevo. Ehi, amicone. Come dicevo prima, è il momento di testare il martello. Quanti siete, tra l'altro? Forse preferivo. Fa sempre 6 di danno. Forse è per chi aveva preso la spadina di merda. Preferisco di brutto la spada. Sono mani nude. Dov'è la mia spada? Dov'è la mia spada? Ok. Cosa? No, c'è un healer! Devi morire prima che ti curi! Devi morire, hai uno di vita! L'ha curato pieno! Non me l'aspettavo. Ok, qui è tutta terra inesplorata. Devi morire. Madonna. Amo? Oddio. È l'elmo che mi sta sul cazzo, che mi para sempre tutto. Muori. Ok. Situazione gestita. Vita. Ho recuperato tutto perché si rigenera. Ok. Dice un altro. Wow. Ah, questo è uno di quelli più cazzuti, tra l'altro, in teoria. Ok. Sai che è che fare. Oh, santo Dio! Ti devi spaventare! Chi è il prossimo? Dove stai?
avete fatto un cazzo. Dai. Vieni qua. Cazzo fai? Mi insulti? Ma guarda. C'è caga, eh? C'è caga. Visto cosa succede quando si sfida al campione? Ok. Per una questione di professionalità e OCD devo tornare a picchiettare anche questo. Ok, giuro che ho smesso con il mining. Non è vero, appena ci sarà un'altra cosa da picchiettare lo ripicchietto però. Ok, andiamo a comprare la magica. Tirai fuori per la spada. Infatti, vabbè, lasciamo star loro ora. Però se poi conta qualcosa nel punteggio finale, se poi mi serve qualcosa... Vi odio. Ok, calma, calma. Ok. Questo figlio Androcchia. No, no, cambia mano. Cambia... Ma col... come mi ha colpito? Figlio di... Dio. Ho preso la staffa, no. Ok, facciamo così. Bella. Ok, ok. Va bene. No, 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 no. Ma come faccio a metterti via se... Ok, bastava per me questo. Ok. Mi sono sparato nei piedi. Facciamo... Calma, calma. Calma. Pane. Formaggio. Ok, già meglio. Spada, scuro. Scendi giù. Ah, ciao caro. Sei solo? Sì, a quanto pare. Dai, devo venire giù io. Mi fai pena. Però quando ti rimane poca vita sai che devi scappare, eh? Però tant'è, vieni ancora qua. Mi è mancatissimo. Volevo tipo fare lo scarto a destra. Allora, oh, mi sto distraendo. O tipo cercare di aggirarlo, ma non potevo muovermi. Come faccio a essere già di nuovo a 1000 dopo averne appena spesi? Wow, ho fatto così tanti soldi. Sì, immagino qua, in realtà l'obiettivo sarebbe... usare la staffa per uccidere la distanza, però... mi piace andare fisico e tra l'altro vita ne ho, quindi... direi che ha vinto l'ignoranza. Come sempre nel mio canale. Mi fermerò un attimo a picchiettare perché credo che questi mi dia mana. E il mana credo sia quello che utilizza la staffa. Sì, sono abbastanza certo. Ok. No, non avevo preso questi. Spada. Qui non c'è niente, ho fatto. Qui non c'è niente, non c'era niente. Due. 3? Ok, ok. Ho dovuto. Però adesso mi sento molto meglio. Dai, vieni qua. Sono fatto esplodere in aria, in pratica. Ho fatto il kamikaze. Quanta vita ho? Infatti. Ok, usiamo la staff. Anche se mi piace combattimento corpo a corpo, gestirne tre è un po' troppo. Ma già che ci abbiamo, usiamo una pozione della vita. No, vabbè, no. Ok. Se non fai verso non funziona, me l'hanno detto gli sviluppatori. Non è vero niente. Ok. Siamo pronti? Veramente? Ad andare a combattere contro il boss? Dov'è? Come? Tu 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 tu.
Non ci vedo una fava. Prendi la torcia. Grazie. Oh, è un'altra vita adesso. Adesso sì che ci vedo. Datemi un piccone. Che cosa ci vuoi fare? Voglio lootare tutte le gemme. E adesso? Arretra davanti al potere della staffa de fuego. Ok. Stavo a dirlo che era così semplice. Vita! Più 10. Sì. Ora, non è che voglio fare l'arredatore, però nell'ingresso magari ci lascio un pochino più di spazio, qua non si cammina, cioè. Ok. Potere della luna, vieni a me! Voglio di carica ne ho. Checkpoint. Merda, più alto. Merda. Ah, te ne faccio di male, più che altro che sto finendo le cariche. Ok. Facciamo la vecchia maniera? Dai, tanto ci conosciamo già di te. No, c'ha il curatore, che odio! Prendi l'arco, dov'è l'arco? Vabbè, Fre, se stiamo così, posso passarci anche la giornata. No, quello spara fuoco, quello spara fuoco, quello spara fuoco. Muori, prima di sparare fuoco. Per me, guarda, posso stare qua a colpirti così tutto il tempo. Tanto ti fai 6 danni con la cosa normale. Sì, a sto punto voglio tenermi il... la staffa magica per il boss. Ok, quello dietro. Coglione! Vabbè, dai, vengo a darti 2 spadate per rispetto... per la tua mansione. Insomma, questo joystick io lo so che lo rompo. Tra poco. Da quando ci sono le trappole qua? Stai un attimo lì che devo lootare. Bravo. Tutto sommato sei un nice guy, no? Mi aspettato, sei lì che mi fai raccogliere tutto. Quante robe che ho lasciato. Aia, 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 via. Vita. Vabbè, diciamo che quelle monete te le lascio lì. E adesso cosa vuoi fare? Combattere. Facciamo un combattimento dignitoso? Dai, mi piace. Il problema è che ti posso colpire tipo solo in faccia. È che è un moveset del cazzo. Come ho preso danno? Non ci provare. Ah, ma lanci anche magie. Ho 4 di vita. Mi sono Ehi, meno male. Meno male che c'è. Oh, questa è andata bene. Ok, adesso possiamo combattere davvero gli uomini. Ho sentito anche il lampadario che fisicamente mi ha dato un colpo sullo scudo. Provati di avvicinare un po' perché... Inginocchiati davanti alla mia superiorità e potenza. Ehi, guarda quanto loot. Guarda quanto loot, sono ricco, 1946 monete. Oh, adesso voglio la spada fica che c'era all'inizio del gioco, inizio livello. Ok, ho svuotato veramente questa stanza, a parte quelle 3 monetine, che mi dispiace lasciar lì, ma in mezzo ad accette volanti.
Ho distrutto il regno di terrore. E guarda un po' se non avevo ragione. Credo ormai di poter deporre le Ah sì, diceva qualcosa, chiedo scusa. Chi adesso accenderà. Ah, è quello che c'era prima. È quello che c'era prima giù, solo che adesso posso accenderlo perché ci sono proprio qua. Quindi immagino che. Posso accendere i fuochi di Gondor. E guarda un po' se non ci avevo preso su tutto, che poi ti apre il raggio di luce per tornare a casa lì. Genio. Ok, posso scendere di qua. Ah, ci hai provato, fammi pensare che fosse tutto finito, eh. Ah. 9 ne ho trovati, probabilmente me ne sono perso qualcuno. Però mi è piaciuto anche così. Allora, abbiamo preso tutto, però adesso ci prendiamo la spada veramente fica. La spada da 1 milione di euro. Che bella. Vediamo quanto danno fa. Niente, 10. Bene, 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 mi sento molto più confidente. Questi altari dove non c'è niente mi sorprendo. Vabbè, direi che possiamo avventurarci verso la fine dell'avventura. Non è, cioè, è difficile quando si è dentro a qualcosa, come sono io in questo momento, riuscire a commentare, a starci dietro. E mi rendo conto che non è stato un gran commentario, al di là di. Bastardo. Ehi. Bel posto. Salva. Una volta l'orgoglioso e No. Una volta orgoglio e l'antica stirpe dei draghi, adesso oscurità si stende sulla montagna, sulla collina, una preziosa legacy sigillata al suo interno, il cui male. La cui ricerca del male non può ancora far breccia. Sono confuso. Sono molto confuso. Ma siamo nella seconda avventura o ci sarà la fine della. Secondo me è l'intro alla seconda. Vabbè, facciamo questa intro poi chiudiamo. Fratelli non morti o non vivi del re sconfitto. Gemelli, tiranni, ombre tiranne. Rule, comandano nell'aldilà. Attirati per distruggere i tesori protetti, solo il fuoco del drago può distruggere il legame. Ok. Credo. Skyreach Dragonwatch. Ok. Sono sotto lampadario, lo so, però non so neanche se sono letto. Quindi vi sto dando le spalle. E mi dispiace, vi do dare le spalle. Cosa vendono qua? Io ho già cielo scuro che l'arco. Vediamo, non vendo niente. O forse è una boss fight? Nonostante i ranghi dei tiranni siano all'interno. Within a raid. Un array è un elemento informale. Un vettore, non lo so. L'antico rituale deve essere rispettato. Affronta ogni giudizio. Mantieni il tuo terreno. Alla vittoria. E elimina il legame. Credo che questo sia. Credo che questa sia la prossima parte, quindi io vi dico, terminiamo qua. Spero vi sia piaciuto questo episodio, se vi è piaciuto mettete un mi piace, condividete con amici per proprietà del genere e noi ci vediamo nel prossimo video dove affronteremo le prove che ci aspettano. Ciao! L'ho rifatto di nuovo. Ciao! Ciao, a dopo!